Stefano, volevo chiederti una cosa. In questo momento qua c'è questa faccenda della la Roma, la Sensi, la Unicredit, no? Il passaggio, probabile passaggio di Meksès alla Juventus, dipende anche da questa situazione della Roma? Ma guarda, il discorso è questo, il discorso è che la Roma, come dimostrano le ultime sessioni di mercato, ogni anno è costretta per finanziare Bene. il mercato a cedere un giocatore. Negli anni passati è stato il turno prima di Samuel, poi di Chivu, poi di Mancini, l'anno scorso è stato di Aquilani, Anche quest'anno Cicinho, no? no, dico di giocatori da vendere, Cicinho è Ah, difficilmente piazzabile, dico. sì. Quindi ogni anno sacrifica un pezzo per finanziare il mercato. Meksès ha il contratto in scadenza nel 2011, quindi diciamo che sarebbe quello che hanno individuato come sacrificabile. Certo, però la Roma pensava di poter riscattare più facilmente Burdisso, mentre sta avendo difficoltà a riscattare Burdisso. Quindi Certo. diciamo Meksès potrebbe essere uno dei giocatori che potrebbe vendere ed è stato accostato più volte nell'ultima settimana alla Juventus. A me un po' preoccupa questo fatto, ma non per il valore del giocatore di Meksès, perché io ripeto una cosa, secondo me se la Juventus compra Meksès e arriva un'offerta importante, superiore ai 20 milioni per Chiellini, la Juventus entra nell'ottica di cedere Chiellini. Questo Ma è. io ci credo anche tu in questa cosa qua, perché diciamo la verità, Può essere. Chiellini è un bravo giocatore, non è un fenomeno, non è un fenomeno, è un buon giocatore che ha reso molto bene la Juventus, ha Certo. reso anche in nazionale, ma io sicuramente se ho questa possibilità di accumulare i soldi lo farei volentieri. Sì, certo, però il discorso purtroppo è sempre questo, che la Juventus per accumulare i soldi non riesce a vendere, diciamo, i giocatori che non sono più funzionali alla squadra, quindi diciamo Zebinà, Gregera, Camoranesi, Trezeguet, tutto quanto, e poi alla fine rischi di vendere l'unico giovane, diciamo, forte, un po' di valore. Quindi sì, capisco che Chiellini, ecco, 20 milioni e più per Chiellini possono Sì. essere appetibili, però vendere, diciamo, uno dei pochi giocatori buoni non è un segnale buono per i tifosi, non sarebbe un segnale buono, anche perché comunque i giocatori comprati finora non sono campioni che fanno la differenza, non sono campioni che Sicuramente. fanno sognare la squadra né i tifosi e soprattutto non riducono il gap dall'Inter. E quindi, cioè, secondo Forse. me sarebbe un grave problema vendere Chiellini, però Sarebbe bello comunque. fare come in America. Io ho degli amici a New Jersey, no? Sì? E c'è un giorno della settimana, non so se è domenica o sabato, che loro mettono tutta la roba nel giardino, no? Quello che non è buono per me è buono per te. Allora, Ah, tutte quelle ecco. cose che non si usa più in casa, tipo, non so, un battitappetto, quelle Sì, cose lì, una pentola. un mobiletto, così, e mettono tutto nel giardino, no? Una E tu. sorta di porta-portese americana, Bravo, quindi. è solo che è solo che lì è personale, no? Porta-portese. Perché tu hanno davanti alla casa, tu passi e dici, quello lì mi interessa, poi magari metti anche il tuo giardino. Ah, beh, Se certo. le squadre facessero così? Ci aspettiamo che a Pinzolo magari facciano, diciamo, Nel giardino. un recinto con dentro Zebinà, Gregera per vedere se qualcuno Nel giardino, grosso, se qualcuno. Ma questo è difficilmente, perché poi sono dei nani da giardino che costano anche tanto, eh. Hanno dei Bravissimo, stipendi Stefano. altissimi. Se potrebbe fare gli affari così. Sicuro. Allora, comunque, Stefano, non so se sei d'accordo con me, ne parlavamo prima in studio con José, che forse la miglior mossa che sta facendo ora la Juventus a livello di mercato è quella di cercare tanti giovani per il settore giovanile. Forse quello in cui sta credendo è proprio la nascita di piccoli campioni ed è una cosa magari positiva. Questa è Però la non è prima sufficiente, non è domanda. sufficiente. Non è Allora, sufficiente, non è no. sufficiente. Io quello che vorrei dire, perché poi tante persone dice sembra che la Juventus sia esistita solo con Luciano Moggi ed è anche sbagliato dire questo. Ad esempio, se noi riprendiamo la gestione stupenda che è stata precedente a Moggi, quella di Boniperti, noi ricordiamo che ogni anno la Juventus di Boniperti inseriva sempre 3-4 giovani che andava a prendere dall'Atalanta e dalla Cremonese e tutto quanto, che poi sono giovani, ricordiamo i nomi Cabrini, Scirea, Tardelli, no? Ogni anno ne inseriva 3-4, poi c'erano dei giovani più forti come magari, ecco, come Tardelli, capito? Dei giovani magari inferiori come sono stati i Prandelli, i Tavola, i Penzo, i Marocchino, magari. Però comunque sia c'era questo progetto di inserire sempre dei giovani per garantire una continuità di risultati nel corso degli anni. Ecco quello che è mancato alla Juventus dal 2006 in poi, che sono stati comprati un po' di giocatori, diciamo, usato sicuro, 27enni, 28enni, tutti di medio valore, che però alla fine non fanno sognare il tifoso. E posso dire una cosa, cioè, Sì. se noi andiamo adesso a vedere il mercato della Juventus, allora ben vengano i Bonucci e i Motta, nel senso, perché comunque sono giocatori che possono migliorare. Quando tu invece compri Pepe, tu sai che quel giocatore a 27 anni è un giocatore che è quello il suo livello, più di tanto non potrà dare. Quindi secondo me
è sbagliato comprare questi tipo di giocatori, quando ad esempio hai tu in rosa Lanzafame o comunque sia Palladino, che è stata rinnovata la comproprietà, sono due giocatori del tuo vivaio, certo, a costo zero, e ti tieni quei 10 milioni che hai speso per Pepe e magari li investi solamente in un campione. Questo, esatto, dovrebbe essere, secondo me. E provi, ecco, a lanciare anche i giovani, perché chiaramente il futuro, quando non hai soldi, il futuro passa dai giovani, perché altrimenti o hai cifre importanti da investire sul mercato o devi lavorare bene sui giovani. Ecco, purtroppo, no, sì, volevo dire un'altra cosa. Prego, Stefano, prego. Sul mercato della Juventus, sì, volevo dire un'altra cosa, che proprio prima parlavamo del portiere Lux suggerito da José, e sì, dicevamo al passaporto comunitario. È importante specificare questo, perché proprio in questi giorni è passata una regola che ha cambiato in corsa le cose, che è quella della FIGC. Ne stiamo parlando tanto. Ridurre oggi il numero degli extracomunitari nuovi da inserire in squadra da 2 a 1. Che vuol dire questo? Che la Juventus puntava, come giocatori, diciamo, che avrebbero dovuto cambiare il tasso tecnico e di qualità della squadra, su Dzeko e su Krasic. Quindi a questo punto, invece, la Juventus dovrà scegliere solamente puntare su uno dei due. Che vuol dire questo? Che ad esempio adesso magari prima di prendere Krasic aspetti un attimo, perché dicevo, fammi vedere se ho ancora la possibilità di arrivare a Dzeko. Certo. Rischi però dopo che, temporeggiando, li perdi tutti e due, e poi sei costretto a ripiegare sul Guberti di turno, magari, ecco, su Gilardino, su nomi inferiori. Una domanda. Questo è un pasticcio all'italiana, perché, certo, tu non puoi cambiare le norme in corsa dopo che magari direttori sportivi, procuratori sono stati in giro per tutto l'anno pensando magari di acquistare un giocatore piuttosto che un altro, e adesso tu ti ritrovi ad aver condizionato. Prendiamo ad esempio la Roma. Giusto. Abbiamo parlato della Roma. La Roma ha comprato Adriano e ormai non può fare più il mercato al di fuori della comunità europea. Magari ci avrebbe pensato un attimo prima di prendere questa scommessa, se avesse saputo. Quindi è un